come può l'Expo, che opportunità può dare per anche dare una nuova offerta sportiva e anche una nuova cultura sportiva? Io illustrerò gli impegni, le iniziative che la Regione Lombardia ha preso in questo primo anno, che sono numerosissimi in materia di sport. Ricordo solo l'accordo di programma quadro che abbiamo fatto con il CONI a ottobre e settembre dell'anno scorso, che ha già messo a disposizione per il rilancio dello sport in Lombardia con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro. Quindi sempre nell'ambito della concretezza delle cose che facciamo, noi mettiamo risorse e ne metteremo ancora di più in vista di Expo. Nutrire il pianeta e energia per la vita è un tema che si adatta bene ai valori dello sport, quello vero, quello fatto non di polemiche, non di tanti soldi che girano, ma della leale sfida a vincere, perché io sono più preparato, più bravo di te e non perché c'è qualche trucco sotto. Questi sono i valori dello sport che noi vogliamo sostenere, e con impegni concreti che la Regione Lombardia ha già messo in campo e che continuerà a mettere in campo in vista di Expo. Ecco, la lettera, questa presa di posizione di Balotelli sugli italiani che scaricano? No, ho avuto altro da fare oggi, ho incontrato i sindaci delle città capoluogo della Regione Lombardia per vedere come dare attuazione a questa confusa norma che prevede l'abolizione delle province, ma che le province comunque rimangano, quali competenze avranno e che cosa succederà nel frattempo. Piuttosto complicata, quindi mi sono occupato di questo. Ha visto la partita ieri o? No, stavo lavorando. Questo risultato deludente dell'Italia se lo aspettavo? Ma devo dire che dopo la partita del Costa Rica sì, un po' me lo aspettavo, magari speravo un po' più di grinta. Adesso non so se è stata l'affermazione sbagliata di Prandelli o veramente il caldo o l'arbitraggio. Diciamo che sono un tipo di sportivo che non cerca mai scuse, insomma la prestazione non è stata delle più brillanti, e quindi, come ha detto Buffon, è stato giusto andare a casa. Oggi si parla di Expo Sport, un abbinamento di cui la Regione si sta già occupando. Per esempio, una fetta importante sarà il turismo sportivo. Voi avete stanziato anche dei soldi per gli ostelli, no? Ce ne saranno 80 per l'Expo con 3.000 posti. Sì, ostelli per riqualificarli. Ci sono in Lombardia, ci sono degli ostelli che sono veramente stupendi. Non bisogna dimenticarsi, insomma, quello che era il pensiero e l'immagine del vecchio ostello. Sono delle strutture veramente molto accoglienti, così come i nostri rifugi alpini. Stiamo lavorando molto per un tipo di turismo sportivo. Tra l'altro la Regione Lombardia metterà a disposizione un fondo per tutti quei progetti che precederanno Expo e poi nel periodo di Expo, per quei progetti sia culturali ma anche sportivi per promuovere i nostri territori. Venendo ancora al calcio, lei aveva lanciato qualche tempo fa l'ipotesi di quote giovani per il calcio, anche se non obbligatorie, ancora di questo parere? Sì, assolutamente sì, penso che sia molto importante coltivare i nostri vivai, anche perché questo poi è un beneficio in più che ha la nazionale, ma non soltanto nel calcio, parlo anche del basket, della pallavolo e via dicendo. Quindi penso che sia giusto che i nostri giocatori italiani giovani abbiano la possibilità di giocare nella massima serie. Abbiamo messo in campo numerose misure che si ispirano ad un principio che per noi è il nostro faro nel percorso istituzionale, che è la concretezza. Vanno bene i grandi principi, le grandi discussioni, però alla fine il compito nostro è di mettere sul tavolo risorse per finanziare le buone idee, per sostenere economicamente le buone idee, i buoni progetti, che nell'ambito del sostegno allo sport vuol dire le buone pratiche e le strutture. Per fare tutto questo, numerose iniziative, una delle più importanti è l'accordo quadro che abbiamo fatto a settembre dello scorso anno con il CONI, per Luigi Mazzorati, per una serie di iniziative. Abbiamo messo 20 milioni di euro per finanziare la riqualificazione delle palestre scolastiche, la scuola, quello di cui parlavi tu, la scuola e l'attività sportiva. Abbiamo già stanziato 3 milioni e mezzo da settembre dell'anno scorso, un bando, già assegnati 3 milioni e mezzo per questo.
Abbiamo messo 4 milioni per la riqualificazione degli impianti sportivi di uso pubblico e 800 mila euro nel bando di sostegno alle manifestazioni sportive più in generale. Altre azioni concrete che abbiamo fatto: abbiamo finanziato un progetto a scuola in movimento per sostenere l'educazione fisica nelle scuole primarie lombarde. Sono state coinvolte in questo progetto Scuola Insieme 5.231 classi in tutte le province lombarde. Stiamo parlando di numeri che hanno una certa consistenza. Il progetto Io Tifo Positivo, che è un percorso formativo sui valori dello sport, e la tragedia di oggi dice quanto c'è bisogno di investire sulla cultura, sul valore, sui valori positivi, sui valori dello sport, che non sono faccio un'attività sportiva perché così guadagno o perché così riesco a fregare gli altri. Faccio sport perché mi impegno a vincere battendo gli altri, ma battendoli lealmente, perché mi impegno di più, perché sono più bravo, non perché gli do una morsicata, gli morsico il collo, come purtroppo abbiamo visto in televisione.